sono state bombardate tutte anche i loro simboli della loro cultura, della loro religione, ma anche, diciamo, gli è stato bombardato la radice delle loro culture. Oppure queste persone che per vari motivi hanno vissuto delle schiavitù perché i loro popoli, nelle loro, per esempio, risorse naturali, sono stati resi schiavi, schiavi delle multinazionali, schiavi di altri governi. Guardate, oggi è importante prima di tutto formarci insieme, cioè là dove c'è un centro di accoglienza, io credo che ci debba essere una sala di formazione, una università di liberazione con le persone, cioè là dove distribuiamo qualcosa perché queste persone e abbiano un minimo il posto dove stare, con degli abiti per vestirsi, del cibo per mangiare, del lavoro, però poi contemporaneamente invece di io, abbiate pazienza, questo sono molto esigente, invece di fare tanti incontri di preghiera, facciamo degli incontri di formazione con queste persone, non solo per insegnare la lingua, ma insieme per imparare a liberarci in qualche modo da un sistema che non funziona più, ammesso che abbia funzionato qualche volta. Allora di lì c'è il secondo passo, che è la fratellanza. Ma come fate voi ad essere fratelli se considerate sempre gli altri un po' più piccoli? Ma me lo dite, come fate? Ma se io parlo della mia famiglia, potrebbe essere la più disgraziata del mondo, le mie sorelle potrebbero essere, che so io, sul lastrico, o fare una vita eticamente incorretta, i miei fratelli lo stesso. Ma io non parlerei mai di loro come dei poveretti. Con loro cercherei di trovare delle soluzioni per liberarci come famiglia. E a me sembra, poi voi mi direte che questo non è vero, a me sembra che noi questo passo non lo facciamo. Noi siamo dei bravi volontari, delle persone molto disponibili, ma la fratellanza è un'altra cosa. Non può essere un fratello teorico. Un altro popolo non è per me il fratello teorico. E guardate che il Vangelo in questo è molto chiaro. Cioè, fratelli sono tutti coloro che, fratelli e madri, sono tutti coloro che in qualche modo ascoltano il sogno della liberazione e lo mettono in pratica. Allora, se fratelli e madri sono tutti coloro, non solo quelli che appartengono alla mia cultura, non solo quelli che hanno il mio stesso sangue o la mia stessa razza, ma sono tutti coloro che davvero in qualche modo sono entrati, hanno sete di questo sogno, adesso bevo perché è molto simbolico, hanno sete di questo sogno, allora io devo stare con loro. E guardate, questo ve lo dico con molta consapevolezza, perché ho vissuto, è vero che ho vissuto, diciamo, da straniera in un popolo. Io direi, dicevo sempre, non da missionaria, non mi piace il termine, ma da migrante, cioè ero andata a cercare lavoro là, perché dato che io insegnavo all'università teologia qua, mi mancavano dei pezzi del mistero. E quindi sono andata a cercare lavoro
laggiù qualcuno mi aiutava, era fratello e sorella in questa ricerca del mistero in un altro contesto, in un altro modo. E questo vi assicuro che è avvenuto. Ma perché avvenga questo? Io devo far cadere tutti i pregiudizi di grandezza che la mia cultura e anche il mio essere cristiana, cattolica di Occidente ha. Io, fino a quando noi avremo questa idea, infatti vedete che questi passi che sta facendo il Papa sono passi anche di dialogo interreligioso, di ecumenismo, cioè nel senso che tutti questi tasselli servono per liberarci. Io non posso aiutare gli altri solo perché io sto bene. Io devo creare un tipo di società nuova, con dei legami davvero di fratellanza. Cioè dei legami che in qualche modo mi mettano alla pari con le persone. E forse, questo lo dico come intellettuale, il legame che più ci mette alla pari è quello di formarci insieme, di metterci lì seduti e fare dei cammini insieme di formazione. Io non sopporto più che ci sia la formazione, la pace e andiamoci, vediamo noi tutti bianchi, ben vestiti, e poi la formazione alle lingue, per vabbè, quelli che devono, ma certamente quello è l'emergenza, ma poi queste persone devono praticare i nostri luoghi. Cioè, e devono formarsi con noi, perché tutti stiamo cercando e abbiamo un unico sogno. Là dove qualcuno ha questo sogno è per me fratello, sorella e madre. Cioè, e con loro creo dei legami. L'altro fatto che a me, cioè lo dico per esperienza e che mi ha colpito molto, io normalmente nel mio modo di scrivere o nel mio modo di parlare uso molto poco il termine fratello o sorella, un po' più sorella, ma fratello mi riesce più difficile. Però vi spiego perché, non è un pregiudizio, è proprio un po' per quello che vi ho detto ora. Un po' perché io credo che il termine fratello è un termine pesante nella storia cristiana, cioè ha un peso molto grande, deve succedere qualcosa perché io possa chiamare una persona fratello. Per quello probabilmente per noi, quando ci comportiamo bene con altri popoli o con altre persone in situazione di grande precarietà, sono dei nostri vicini, però cioè, il fatto di essere fratelli a volte questo è difficile, oppure è facile dirlo, ma nella vita quotidiana è difficile. E in questi giorni, studiando un po', pensando a questo titolo che mi aveva dato, io amo molto le lingue antiche, e una delle lingue madri di tutte le lingue è il sanscrito. Sono andata a vedere che cosa significava questo termine fratello, e in pratica non è che esista in questo modo, esiste come un verbo di cura, di legame, di protezione, di bene. Quindi in
significa, non è una parola, è un verbo, cioè che si genera tutte le volte che io mi lego a qualcuno e a qualcosa. Cioè, e quindi creo una situazione di fratellanza. E poi mi veniva in mente però quello che ho vissuto per esperienza, appunto, vivendo quasi 20 anni in una cultura andina, nel mondo, tra il mondo quechua e il mondo aymara. E mi veniva alla mente perché mi sembrava molto significativo. Per loro non esistono nella vita quotidiana familiari, così come al tempo di Gesù, anche nella mentalità semitica non esistevano, non c'erano questi tipi di legami, no? Il fratello, la sorella, perché per loro chi vive nello stesso luogo ha comunque un legame, anche se non è un legame di sangue. Quindi il fratello è il cugino, la cugina è la sorella, zii sono tutti zii, cioè basta stare lì un po' di tempo e diventi subito zia o zio di qualcuno. E il termine nonno non esiste, c'è sempre la madre, anche se è la nonna di per sé. Allora, questo strano allargamento del concetto di famiglia, infatti là non usano nemmeno il concetto di famiglia, ma sempre il concetto di comunità. Loro poi è molto strano perché ce l'hanno anche questo concetto con la natura, cioè anche la natura è madre, la terra è madre, sono madri le colline, le montagne, sono fratelli gli alberi, i fiumi. Per cui a me questo mi aiuta e spero che vi possa aiutare anche a voi, non tanto come una cosa folclorica o esotica, andiamo tutti a vivere in Bolivia, assolutamente no, tutto un popolo che oggi da 2005 cammina speditamente con una marcia proprio bella, nel senso che ha avuto una grande trasformazione nel suo processo politico e sociale, appunto indigena, raccogliendo questa dignità indigena. Però senza andare tutti là, cioè cerchiamo di raccogliere queste sapienze. E questa è una sapienza, cioè il fatto di renderci conto che poi il legame va al di là del legame di sangue. Per cui è normale che tutti siano fratelli. E certamente per delle persone che seguono le tracce del Vangelo è normale, è più che normale che tutti siano fratelli. Cioè è una condizione di allargamento della comunità umana. Però ecco, ci sono delle strategie, loro ti direbbero devi vivere insieme, non chiamano zia o zia o zio uno straniero che non vive con loro giorno e notte, rimane la suora, il padre, il frate, ma non è, capite, non viene confuso con un parente stretto, perché il legame è vivere insieme. Allora, fino a quando questa società non entra in questa logica del vivere insieme, che poi è l'unico grande, io penso, problema etico
grande problema umano, quello di imparare a vivere insieme con altri esseri umani, generi diversi, culture diverse, generazioni differenti, imparare a vivere con noi umanità, con questa creazione che ci circonda. Anche lei è schiava, resa schiava del mercato, delle multinazionali, resa schiava dei nostri piaceri, cioè non ci pensiamo più i danni che abbiamo fatto all'ambiente, all'acqua, cioè tutta privatizzata da qualcuno. Ecco, io credo che queste siano le cose che noi dobbiamo studiare insieme. Come posso liberarmi io o una persona che viene dalla Nigeria, un'altra che viene dalla Siria, da questo mondo che comunque, guardate, è di guerra, è di guerra. Perché è vero che noi non siamo ancora sotto i bombardamenti, speriamo di non esserci mai, però è vero che noi fabbrichiamo le armi per bombardare gli altri. Allora io devo saperlo questo. E chi non è più giovane dice: ma io cosa ci faccio? Cosa vuoi che faccia? La mia età? Preghi. Preghi, nella sua preghiera ci sia l'intenzione del Magnificat, che i potenti vengano buttati giù dai troni, che si rovesci una situazione. Fin dei conti tutti siamo chiamati a cantare il Magnifico e non c'è età nel desiderio che questa storia diventi una storia sorella, fratello e madre, e quindi allora sì, una storia libera, perché io non posso schiavizzare mia madre, non posso schiavizzare le persone che amo. Non posso schiavizzare i miei fratelli o le mie sorelle, per cui è normale, capite, cercare delle vie per vivere insieme che in qualche modo ci rendano familiari tra di noi. Se non c'è familiarità, se continua a esserci comunque questa idea che noi stiamo in un gradino un po' più alto, che poi guardate anche lì, se ci stiamo è perché siamo stati fortunati, non è che perché siamo più intelligenti, assolutamente no, anzi in alcuni casi ci sono altri popoli che hanno una sapienza molto più intelligente nel senso latino del termine intelligente, cioè di leggere dentro, intus leggere, di entrare dentro alla vita, di leggere in profondità. Allora, io, ecco, è questa secondo me la proposta, l'indicazione che io vi faccio, cioè prima di tutto l'ascesi della formazione a queste cose, perché è un'ascesi, cioè uno sforzo. Bisogna sforzarci per imparare a vivere con gli altri, cioè non crediate che uno impara a vivere in un altro popolo così. Certo che se sta sempre nel suo giardinetto, certo si crea il suo ambito, poi può andare a predicare a tutti, a dire qualsiasi cosa, ma non saranno mai fratelli. Se io faccio l'elemosina, c'è questa bella frase di Oscar Romero, l'elemosina non genera fratellanza. Voi mi direte: ma che cos'è l'elemosina? L'elemosina è dare il sovrappiù, cioè fino a quando un popolo dà il sovrappiù fa l'elemosina, benissimo in casi di emergenza, ma non è sufficiente per trasformare una realtà. È inutile che noi cristiani si parli del regno, si parli